Ciao a tutti amici, bentornati su Gameplay Channel e su Paper Please. Allora, per chi non lo conoscesse, ragazzi, questo gioco è uno spettacolo. Non fermatevi assolutamente alla grafica, ve lo dico subito perché la grafica, sono un po' cinese. La grafica è la classica grafica anni 80, ma è volutamente così perché in realtà il gioco si presenta molto complesso. All'inizio ovviamente può sembrare facile e lo è, perché nel senso i primi giorni del nostro lavoro, adesso poi vi spiegherò di che lavoro si tratta, saranno piuttosto semplici, ma con l'andare avanti dei giorni sarà davvero un gran casino. Che gioco è Paper Please per chi non lo conoscesse? Paper Please è una sorta di gestionale, siamo nella madre patria Russia e praticamente noi facciamo come lavoro il doganiere, sostanzialmente siamo alla dogana e ci occupiamo noi di dare il visto per chi, per quelli che vogliono entrare nella nostra città che sarebbe Ardotska. Bah, vabbè, insomma, un nome del genere. Praticamente noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo controllare i documenti a seconda delle leggi che ovviamente cambieranno nel corso del tempo e qua sta la difficoltà. Dobbiamo controllare che tutti i documenti siano giusti e quindi decidere chi fare entrare o chi invece buttare fuori a pedate nelle chiappe. Naturalmente non ci saranno solo cittadini per bene, anzi ci saranno truffatori, gente che ci proporrà documenti falsi, ci saranno terroristi, ci saranno complotti, una specie di illuminati che ci chiederanno delle cose, insomma, anche la parte della trama è veramente molto molto carina. Quindi mi raccomando, prima di andare in game, come sempre, un bel pollice in su per sostenere la serie e sostenere il canale. Condividete con i vostri amici sui vostri social, Facebook, Twitter, insomma, dove preferite e soprattutto commentate, commentate tantissimo questo titolo che si presenta davvero molto molto divertente. Per questa serie, ragazzi, lascerò la webcam, tanto come detto la grafica non è nulla di che, sentite la musica, madre patria Russia. Ok, quindi facciamo la modalità storia, perché volendo c'è anche una modalità, diciamo, senza la storia, quindi libera. Noi facciamo la storia. Congratulazioni. Grazie, non so se sa di cosa. La lotteria del lavoro di ottobre è terminata, è stato estratto il tuo nome. Che culo. Fai rapporto al Ministero dell'Accoglienza presso il presidio di frontiera Grestin, per il collocamento immediato. Okay, alla tua famiglia verrà assegnato un appartamento di classe 8 a Grestin Est, perché tra l'altro, ragazzi, dovremo anche gestire le nostre spese, quindi in base all'affitto, allo stipendio e a tutto quanto. Gloria ad Arzuska, quella roba lì. Ok, qua c'è il giornale che man mano ogni giorno ci dirà un po' quello che succede. A Grestin, presidio aperto dopo 6 anni, il Ministero dell'Accoglienza saprà proteggerci, lo vedremo. Ministero dell'Accoglienza, ragazzi, siamo noi. Questa è la grafica, quindi vi ripeto, non fermatevi a questa perché è fatta, diciamo così, volutamente. E qua abbiamo la nostra prima lettera, quindi ispettore, che siamo noi, congratulazioni per l'assunzione presso il presidio di frontiera Grestin. Timbrare il visto d'entrata sui passaporti e restituire i documenti ai richiedenti. L'entrata, e qua attenzione, è limitata ai soli cittadini d'Arzoska. Questa cosa qua. Rifiutare tutti gli stranieri, quindi tutti quelli che non sono di Erzsköz li dovremmo rifiutare. Ok, prestare attenzione alla nazionalità del passaporto che vediamo qua. Qua vabbè, ci spiega i comandi, ma adesso insomma ve li dico io, tanto non è nulla di che. E qua vabbè, è di nuovo ok. Il giornale. Questo lo mettiamo qua. Qua abbiamo le istruzioni, quindi vedete abbiamo le norme base solo ai richiedenti con passaporto, al momento è solo i cittadini di Erzsköz. Qua l'info guardiola è quello di prima con le istruzioni e poi qua abbiamo, scusate che ho sbagliato, la mappa della regione. Quindi in questo caso la mappa della regione a noi interessa Arzoska e dovremmo verificare che la città di emissione del passaporto sia corretta, come anche il distretto. Quindi questo lo lasciamo momentaneamente qua, apriamo la serranda e clicchiamo sull'altoparlante. Chiamiamo il primo cittadino. Mamma mia, che brutta, cos'è questa? Finalmente ritorno a casa. Arzoska, ed è giusto, ok. Questa è la data di nascita, vabbè, penso sia giusta. Il sesso dobbiamo controllare, ovviamente è femmina. La città è Paradizna. Paradizna, vediamo se c'è. Sì, ok. Vediamo, vediamo, vediamo.
Ok, quello è il nome, la scadenza del passaporto 8683, oggi siamo al 23/11/82, quindi è corretto. Cosa bisogna fare adesso? Prendiamo i nostri timbri, rifiuta, approva, mettiamo approva e ridiamo il documento. Gloria Dardoska, grazie. E clicchiamo sul prossimo. Più cittadini facciamo, vedete 01 qua aumenteranno e più sarà il nostro stipendio. Documenti, prego. Questa è Impor, vedete la città, quindi è già di un'altra città, per cui rifiutiamo direttamente. Solo cittadini di Erzoska. Il prossimo. Ovviamente qua ragazzi è il primo giorno, quindi è semplice, dobbiamo controllare solo questa cosa qua, per cui nulla di che. Questa è Repubblica e quindi via. Perché non è di Arzoska? Solo cittadini d'Arzoska. Vai all'inferno. Siamo andati all'inferno. Ci insultano pure. Vabbè, il duro lavoro del doganiere. Allora, questa è di Repubblica, quindi via anche questa vecchiaccia qua. Vattene. Via. Fuori dalle balle. Ok, il prossimo. Vedete che qua l'orologio scorre. Ovviamente più si va avanti, più avremo tempo, perché poi più le cose sono. Questo non c'è. Aprire questo presidio è grave. Vabbè, non perdere tempo per niente. Perché poi le cose più avanti saranno molte di più da controllare. Dopo sarà veramente un gran casino. Oh, questa è di Ardoska, 29.583, quindi è giusto. Enkhieni, però, la città, Grezni Nest, sì. Ardoska, ok, dovrebbe essere tutto giusto. Quindi timbriamo e fuori dalle balle. Con sto ciuffo a banana. Ok, il prossimo. Quando sbagliamo, come esce il tipo, ci arriva un telegramma in cui ci mostra l'errore che abbiamo fatto. Questo Kolekia non è di Azusk, per cui te ne devi andare. Vattene. Prossimo. Questo è già l'ottavo che facciamo. Documenti. Kolekia, via. Dai che forse riusciamo a farne anche uno in più. Vai, fuori dalle balle. Vai, vai, il prossimo. Siamo a 9 persone. Guardate che fila che c'è. Questa Impor, via, via, fuori dalle balle. Ok, il prossimo. Documenti, statizia qua, Impor. Per cui, via. E qua abbiamo finito. Ah, non riesco più a chiamare nessuno. Ne abbiamo fatti 10, tra l'altro. Quindi la giornata è andata bene, non abbiamo sbagliato niente. E qua abbiamo la fine del giorno 1. Risparmi 30, stipendio abbiamo 50, abbiamo l'affitto, il cibo e il riscaldamento. Qua possiamo decidere se togliere alla nostra famiglia cibo o riscaldamento. Quindi al momento direi di togliere il cibo per un giorno. Ovviamente alterneremo, un giorno togliamo cibo, un giorno togliamo il riscaldamento. Presidio di Grestine è un successo, meno vincoli all'entrata, ammessi gli stranieri. Quindi da ora saranno ammessi anche gli stranieri. Quindi 24 novembre dell'82. Andiamo a leggere perché adesso ci saranno delle regole in più per noi, quindi inizia un po' a complicarsi. Ispettore, dalla data odierna è permesso l'accesso agli stranieri con passaporto in corso di validità. La guardiola è ora dotata dell'attrezzatura di ispezione. Verificare attentamente eventuali incongruenze nei passaporti. Rifiutare i richiedenti con dati incongrui. Ok, accedere a modalità ispezione, vabbè, questo ve la faccio vedere io. Il presente incarico è disciplinato dalle norme, bla bla bla, gloria da duz, ok, va bene. E qua c'è tutta la cosa. Ok, apriamo la serranda, chiamiamo il primo e vediamo di iniziare il nostro turno. Documenti, prego. Ok, allora Colecchia, questo 2483 è giusto. Ho dimenticato di mettere questo, quindi dammi la mappa. Allora, questa viene da Colecchia, la città Grestin Ovest, che c'è, quindi è giusto. Sesso femmina è giusto, quindi questa qua è tutta giusta, glielo approviamo. Ok, non creare problemi. Vai, passiamo con quello successivo. Allora, vediamo questa tizia qua. Viene da Antegria, quindi vediamo un attimo. Antegria, ok, la città è Samolmea. Sì, c'è. Ok, 10/11/82. Questo è scaduto, quindi. Adesso dobbiamo selezionare la data, selezionare la data odierna e vedete che ci dice incongruenza.
Ci si illumina questo, la possiamo interrogare dicendole il documento è sbagliato. Questa dice: fai passare me, non ti faccio passare, vattene via. Perché non sei a posto con i documenti. Vediamo il prossimo. Mamma mia, che brutto. Allora, questo viene dalle Federazioni Unite, quindi andiamo a vedere la mappa. Allora, Federazioni Unite, la città è Karish. City c'è 6884 è valido, sesso maschio. Ok, quindi sembra tutto a posto, per cui lo approviamo. Vedete che le cose iniziano a essere già di più da controllare, quindi naturalmente. Oh, cazzo, ho sbagliato, perché? Ah, la foto, che pirla, non ho controllato la foto, è vero. Bisogna anche controllare la foto, giustamente. Questa viene da Ardözka, quindi andiamo a vedere. Ardözka, Orcek, Voron, ok, c'è, maschio, va bene, tre, ok, sesso maschio, va bene, sì, questo dovrebbe essere giusto, speriamo. Vedete che ci dà un ammonimento, al terzo ammonimento, cioè al quarto, anzi ammonimento, ci inizia a togliere stipendio praticamente, veniamo penalizzati e ci toglie lo stipendio. Ci sto dicendo, mi sembra 5 ogni penalità. Allora, Federazioni Unite, quindi controlliamo prima qua. Federazioni Unite, la città è Krista City, quella di prima. Sì, 83, giusto, sesso maschio, la foto sembra lui. Dovrebbe essere tutto a posto, quindi glielo diamo. Ok. Anche perché ovviamente bisogna farlo, insomma, beh, che palle, cos'è che c'era? Come città di emissione? Ma l'ho controllata, c'era. Krista City. Boh. Vabbè, questo ci dà un bigliettino zozzo, non ci interessa. L'avevo controllata la città, ragazzi, non so perché me l'ha data sbagliata. Mo' che era scritta, c'era una lettera diversa, boh. Gresting Nest c'è, femmina, 24-12-83, è giusto, quindi questo glielo approviamo. Orca la miseria, c'è già due ammonimenti. E queste sono solo tre cose in croce a controllare, però guarda, vedete che insomma nella fretta, questa è la foto, sì, è un po' più stempiata, però la controlliamo. Dati coincidenti, ok. C'è il sesso femmina che non va bene. Che cazzo è successo? Oddio, uno ha scavalcato. Uno ha scavalcato. E mo' c'è. Gli lancio una bomba. Ulla! Ok, succede anche questo, un attentato terroristico. E tra l'altro mette fine alla nostra giornata di lavoro, vedete? Tuo figlio ha bisogno di medicine. Ok. Quindi hanno fame, per cui togliamo il riscaldamento e lasciamo tutto il resto e ci rimangono solo 25. Ok. Attentato a Gresti, sospettati terroristi della Colechia. Va bene. Ci saranno anche più guardie. Facciamo questo terzo giorno di lavoro. Lo scorso è andato malissimo. L'entrata dei cittadini è ora regolamentata. Tutti gli stranieri necessitano di un regolare cedolino d'entrata. Verificare i dati prima di timbrare visto entrata sul passaporto e restituire tutti i documenti al richiedente. Ok. Quindi per colerare i documenti mancanti. Sì, va bene, qua dobbiamo. Ok. Guardiola dell'ispettore. Quindi abbiamo bisogno che gli stranieri diano un cedolino d'entrata. Ok, allora questo mettiamo qua. Norme base, ok, quindi cedolino d'entrata, qua ci teniamo la mappa, la mettiamo qua, ok, partiamo, vediamo un po', stare attenti ragazzi, non è semplice, ve lo assicuro, non è semplice. Allora, questo è il cedolino d'entrata, validità 25-11-82, però alla data di oggi non vorrei che me lo dia già scaduto. No, ok, quindi è ancora valido perché ha la stessa data. Va bene, allora, sesso femmina. Federazioni Unite, controlliamo bene la città. Shingleton. Shingleton c'è, ok, femmina. La scadenza di questo è corretto, quindi lo approviamo. Va bene, sì, sesso femmina. Dagli il cedolino, vai. Non creare problemi. Speriamo che non crei problemi. Tanto mettiamo la mappa. Documenti. Visto però questo manca il cedolino d'entrata. Quindi, allora, stranieri solo con cedolino d'entrata. Fatemi dall'incongruenza.
Ah, scusa, ecco qui. Magari se ti svegli prima a darcelo non è male. 25/11/82, quindi la data di oggi è corretta. Qua la foto. Sì, sembra lui, però comunque la controlliamo. Ok, sesso maschio, il resto sembra tutto a posto. Quindi, ok, lo approviamo. Diamogli. Dai. Ok, vai. Non ho controllato la mappa, che pirla, speriamo che non sia sbagliata. No, per fortuna no. Non avevo controllato la città di emissione del passaporto. Documenti, prego. Allora, import. Posso dare a te questa di nuovo ci dà la cosa. Allora, questo scade è giusta. Questo viene da import, quindi controlliamo import. Enchio, sì. Cedolino è giusto. Sesso femmina. La foto sì, è la sua. Ok, quindi glielo diamo. Va bene, vai. Tol cedolino. No. Ok, vai. Ok, vedete che ci fanno anche proposte zozze. Mamma mia che brutta questa, da dov'è che vieni te? Mamma mia. Import, quindi Tsunkeido, sì, è giusto, 84 è giusto, femmina, validità 25/11/82 è giusta. Ok, vai. Non creare problemi. Vedete che sono aumentate le guardie, adesso ce n'è 3 e 2 anche di qua. Documenti, prego. Ho saputo di attacco. Ok, questo viene da Ardozg. Quindi controlliamo però la città di missione. Greta in est c'è. Ok, 83 è giusto. Sesso femmina, la foto sì, è lei. È brutta uguale. Quindi vai. Il prossimo. Ok, controlliamo questa. Repubblica. Quindi andiamo a vedere subito la mappa. Dov'è? Repubblica. Les Renadi. Sì, 84 è giusto. Femmina. 10-12. Ai ai. Ah no, sì, è giusto. 10-12 è giusto. Ok. Vai. Perfetto. Vai, il prossimo. No, perché movimento? Data non conforme? Ah, ma perché deve essere la data odierna? Ah, perdono, non l'avevo capito questo. Pensavo bastava che fosse entro la scadenza. Vabbè, ok, sesso maschio. Allora, import. Pensavo dovesse essere, diciamo, non scaduto. Ecco, tanto per intenderci. Però la città, vedete che qua non combacia perché non c'è incongruenza. Infatti, questo l'abbiamo cattato. Non capisco, ma te lo faccio capire io. Toh, rifiuta. Vattene via. Vattene, va. Questo qua sulla città, ragazzi, non ci ha fregato. Lei fregarci, vattene, vattene, va. A calci. Ah, ecco qui. Gloria da Dzka. Sì, vabbè, dai, muoviti questi documenti. Ma mi sta a piglia per culo? Ma come nessuna correlazione? Ma i documenti, brutto pirla. Madonna che mi sta facendo perdere un sacco di tempo. Dai. Passaporto, sì. Ma come passaporto non serve? Ritorno ancora. Ma dimmi te questa storia addirittura senza passaporto. Ma se può. Madonna, Madonna. Vedete che il tempo è aumentato che abbiamo a nostra disposizione per controllare, perché comunque iniziano a essere più cose da controllare. 25/11/82, il cedolino è giusto. Controlliamo la mappa. Questa viene da Kolekia. Eccola qua, la città Yurko City c'è. Scadenza questa, ok. La foto sembra lei però per. Ok. Controlliamo, dovrebbe essere tutto giusto, per cui approviamo. Ok, validità, vai. Ok, vai col prossimo. Sempre il terrore che mi arrivi l'ammonimento. Mamma mia, chi è questo? È l'Elvis dei poveri. Ah, sesso femmina, cioè già questo, allora ci c'ha. Cioè, sei maschio, voglio pensare che tu sia una donna così, perché questa domanda, ascolta, cioè, abbi pazienza, vattene, va. Mi fai perdere tempo. Perché se quella lì era una donna, ragazzi. Ok, sta finendo il turno?
Ah, ok, non mi fa entrare quello lì. È finito anche il giorno 3, questo è andato bene, ragazzi. Hanno freddo, quindi togliamo il cibo e lasciamo a questo punto il riscaldamento. Ok, ragazzi, allora che dire? Io direi che per questo gameplay è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, per insomma, farmelo capire, tanti pollici in su. Condividete ovviamente il video, commentate come detto all'inizio. Io mi diverto un sacco con questo gioco e ripeto, vedrete nei prossimi gameplay, man mano che andiamo avanti, le cose da controllare saranno davvero tantissime. Diventerà un casino, avremo una marea di fogli. Poi ripeto, potremo anche addirittura sparare, insomma. Spero che vi piaccia, insomma, in modo da poter continuare la serie, perché a mio avviso ne vale molto la pena. Detto questo, ragazzi, a questo punto da Paper Please è tutto, noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!